sciarri con tutti, si sciarria ogni giorno. Vuole fare un duello alla settimana, e qua, D'Artagnan, e qua. L'attore chi fa? Sentitelo. Chi so? Chi so? Sinnava chi? Chi sia un po' di completo? Lo sapete so come fare, no? Mi giacinta la mia stanza vestito di guerriero antico. Sto bestia paria un diavolone, paria. Oh, mio Dio! È difficile! Madre che scatto! A mia Martesaro tutte le capindi che avevi in testa e a me figlia Marcellina ci viene un moto! Mica scoro una donna a terra, mica scoro! Madre che scatto! Lo faccio! Sta vizio! Sta vizio mi sta facendo! Ci sono io! Sono io! Sono io! Ma perché non ho ancora? Ci ne su! Sono tutte fogge! Se fogge l'uomo che guarda la luna, ancora che usciamo e qua con ciruna appunto, la follia ci permette di essere perfettamente e decisamente folli ogni notte della nostra vita. Qua chi sono? Qua chi sono? Un pompiere! Vadini Carmela, vadini, so chi vuole chi so. So chi vuole lo saccio. Si intende che vuole. Vuole che io con la scusa traso e faccio riuscire lo signore Emanuele la sostanza. Picchi, lo signore Emanuele casina la sostanza e un scicchio. E io ci ha visto dare una scusa, ci ha dire. Oh, signor Totò, si stancavo di venire la sagoma. Arrivo, arrivo, arrivo. Non ce la faccio più, non ce la faccio più. Mi sta niscendo lo sentimento, sta pensione mi sta facendo un po' dire. Se volesse maritare presto presto da mia figlia Marcellina. Ma Ida? Ida no! Non è buono a giovare su un buon merlo! Vieni con me via di qui! Voglio lavorare il mio radicamento per eliminare quell'affascinante demonio! C'ha dire a chi so! C'ha dire a chi so che ti cattingia! Se una macchina! Che vita! Che cavurria! Che vita! Demonio! Ciao, zio! Ciao! Il caso, lo zio! Il caso, non è la pensione! Ma scusa, vuole un aiuto qua! Caro primo piano ci sono! Però mi raccomando, zio, sta attento a chianare da un capo allo secondo piano! Ecco ci vuole secondo piano! Perché caso non più tranquille! Da un capo sonno! Non te lo posso dire, non te lo posso dire! Non ci vai, stiamo 10 minuti! E ne niente. Mica 10 minuti, cazzura, io che fare? Buongiorno. Zio, io invece ho che fare, che farone, zio. Nella macchina, quindi le patente, la chiede a sistemare, la chiede a darci un pezzo. Chi sta bene? Chi sta la signora Cristina? Il marito la lasciò. Ida ora è convinta di essere la padrona della pensione. Mischinella, l'amore fa nascere del sentimento. Buongiorno, signora Cristina. Buongiorno. Come sta? Vero che lei sta bene, no? Sono io che mi sento nervosa. Certo, questo cuore freddone è alto. Ma il signore è amico suo. Mi scusi, le presento mio zio
Nino Bono di Rocca Cannuccia. Bene. È una persona importante. Si vede, si vede. Deve sapere che è un possedente al nostro paese. Oh, davvero? E cosa fa? Cosa fa Rocca Cannuccia? È un possedente, è un possedente. Bene. Cristina. Altrettanto onorato. Oh, ma io le sentivo dire che io sono Cristina di nome. E io sogno un Cristo fatto. Ma che patrimonio! Grazie, grazie. Ma scusate, ma qual è il suo ripetuto nome? Nino Bono di Rocca Cannuccia. Ah, signor Rocca Cannuccia, lo sa, è quasi quasi più simpatico di suo nipote Nicolino. Ah, sì? Sì, grazie, sì, signor Rocca Cannuccia, sì. Bono, Bono, Rocca Cannuccia è il paese. Oh, ah, che sogno streuta. Capita, capita. Che sogno bestia. Capita, capita. E che sape, è da un periodo di tempo. Oh, che io non ragiono più. Ah, e suo nipote Nicolino lo sa bene, non è vero, dottore Nicolino? Signora Cristina, può capitare tutti di avere un momento di annappiamento? E che mi deve credere, signor Rocca Cannuccia? Buono, buono, Rocca Cannuccia è il paese. Sta pensione, sta pensione. Ma va a credere che mi sta facendo nascere così in demento. Altro che pensione! Questo qui è un vero manicomio. E io... Ah, io sogno la padrona del manicomio. Questa è pensione, pensione, non manicomio. Manicomio! Non insisto, non insisto. Manicomio! Non insisto. Mi deve credere. Non insisto, no. E che? Questo è un manicomio. Questa vita non la faccio più. No. No, quanto pensiero, quanto camorrie, a mie invece mi piacesse vivere bella, libera, senza pensieri, spavaranzata, senza seccagione. Senza seccagione. E invece no. No! 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 Ma tocca combattere con tutti sti forti che sono caduti in giammiglia. No. Ah, io qua dentro ci sto. Solo perché devo curare i miei interessi. Zernino, lo sai, la signora Cristina c'è una bella figliola. Bene, bene, tanto piacere. Non è per vantamento, ma è una perla. Dividizza le facce di carattere e pure dalle cose. Bene, non bene. Si può non dire. Tanto piacere. Il suo nipote Nicolino la conosce bene, a me via Morgellina. Ne è vero, dottore Nicolino? Certamente, certamente. Sì, sì, sì. Ma mi dice una cosa, ma lei si sofferma tanto tempo in questo mondo? No, 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 solo di passaggio. Un giorno. Forte. Solo qualche giorno. Che fa, vuoi alloggiare qua da noi? No, 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 no. No, lì sta casa del conte non ci alloggio, sono già abbastanza alloggiato. E allora lo sai cosa faccio? Mi viene una pinzata. Vai a pure via Marcellina, ce la porto qui. Appussita comincia a sfandasiare un poco e lei la può conoscere. E la voglio a piglio, la voglio a piglio. Sì, faccia, faccia, faccia. Ah, dottore Nicolino, mi disse che stamattina mia figlia Marcellina Lubardi ci dice pigliare una bella collera. Birbantone! Comunque, con permesso! Faccio, faccio liberamente, faccio! Zio, un poco fuori di cena, che poi tuo marito con la lassao. E certo, ma la figlia che è pazza come idda. E che poi pure a frequentare la mamma, e un po' per dirlo sento un poco pure idda. È un poco pazzerella, un poco pazzerella. Ma cosa, ma perché ti disse che stamattina ci potesse pigliare la collera alla figlia Urbana? Ah, zio, perché la picciottetta aveva un brutto vizio. Ah, sì. E che cosa aveva? Stamattina, quando portarono il caffè alle paziente,
della clinica. Ci dettero a tutto lo caffè. E appena vide lo caffè, aveva una follia intrinseca proprio su caffè. Sì, si ci fissa. Appena si mette lo caffè in mano, e ci va a sputare, per forza. Tinge un caffè. Sì. Ma la cosa più brutta stamattina, lo sa quale fu? Che sputava pure nel caffè di tutte le volte. Tutto il caffè. A mia, quando vedi questa situazione, zio, mi venne un corpo. Mi venne uno sputamento con sapere. Certo, certo che ti venne uno sputamento. E allora, sai che fece? Che facevi? Pigliavoci, capudava una mennola. Che piscina, giunava un po', ma così. E cominciò a piangere come una pazza. Ma no, tu non c'era più a dare sta porta, che ci mischi niente. Non mi sappia già tenere, Luzio. E la malattia, Ene, che ci va a fare? Non mi sappia già tenere. Non ce la più a fare, non si può. Mischi niente, mischi. Che poi? Ma ora fra un poco nel nemo, va. Va bene. Lo devo sprezzare! Quella! Quella! Con il drone! Quella! Assume! È veramente un bel personaggio. Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Sono stato con Totosa in pompiere. Un pazzo parlava noi, un pazzo. Sentito parlare e un pazzo. E io ho unito l'utile al dilettevole. Sì, perché con tutto quello che mi contavo posso scrivere almeno 3 novelle. Chi disse 3 novelle? In italiano o in latino? No, fallo, c'era a meddaro, zio, non ti preoccupare. Ce l'ha la faccio buttare a meddaro. Confesso che quando incontro un tipo curioso, c'è lì sta attento. E il signor Totò è un soggetto interessantissimo. Buongiorno! Buongiorno, donna Rita, buongiorno. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Ho portato lo zio a visitare la pensione. Oh, il signore è suo zio? Sì. L'ho intravisto stamattina al bar. Piacere, donna Rita Di Pasquale. Nino Buono, di Rocca Cannuccia, tanto piacere. Piacere, tanto piacere. Permette, sì. Ti presento io, Emanuele di Natale. Piacere, sempre in uno buono, piacere. E certo, se lui è di Natale, lei non può essere che Di Pasquale. No, no, è per via della Ceramella. Donna Rita. Patronesimo. Donna Rita, ho portato lo zio a visitare la pensione. Ah! Che gliene pare, che gliene pare? Beh, bella, un bel palazzo. È tutta moderna. Sì, sì, sì. E non ci manca nulla. Oh, è bella, sa, bella. Sa, signor Nino di Rocca Cannuccia? Sì. Dico, qui sono stati spesi, dico, tanti soldi. E da quello dice, abbiamo scudato tutto il sacchetto. Non ci manca nulla. Poi... abbiamo la sauna, la camera della ginnastica, il salotto buono, quello meno buono, insomma, è completa. Ma se vuole, lo accompagno. Devi sapere che donna Rita gestisce la pensione con grande diligenza. Brava, ma che dice dottor Nicolino? Si fa quel che si può, che vuole. Poi con certi pazzi lei lo sa, vero? E direttrice, mi dica. E a proposito di pazzi, faccio portare le cognac nella camera del signor Totò. Sì, salgo subito. Chiamo Carmella e... Grazie, con permesso. Non ti fa male un cognac al pazzo. No, zio, viene una nuova terapia che sta io seguendo. E tiene belle manze, tranquille. Non ti preoccupare, queste cose ci penso io. Allora, le dicevo, l'accompagno a visitare la pensione? Sì, sì, l'accompagno, l'accompagno. Cominciamo con la terra, passiamo alla sauna. Ma siamo sicuri che non c'è nessuno dentro la sauna? No, a quest'ora non c'è nessuno. E poi la porto al secondo piano. Al secondo piano no, no. Al secondo piano no. No, meglio di no, secondo piano. Allora, dottor Nicolino, posso procedere con la visita della pensione? Sì, sì, gliela faccia visitare, la faccia visitare. Prego, prego, vedi qua, vedi qua. Nicolino, tu non vieni. Nicolino, Nicolino, non
non viene tu. 5 minuti, zio, che ti raggiungo. 5 prego, minuti. Venga, venga. Sì, venga, venga. 5 minuti. E poi è Nicolino. Nicolino. Ma cavi, va bene. Siamo con te. Tu ora per un piede non lo sì, a Camone su sti nicchio, io ti danno tutto calocero e io per fare ci pagano e diamo un caffè dentro, no? Perché c'è pure che ci fa, che ti mangia. Lo zio, le salto, non me l'ha dato! E io lo sappio che c'è tuo zio qua, e se parla qui. Sì, è perfetta! Ora è venito, ne abbiamo caffè in cima! Ah, ne viene, come fa ora? Pensa tu, pensaci tu, scendici tu 10 minuti, ma io ne glielo chiudo, posso stare a casa solo! Ma se lo mangio per 10 minuti, ah, ma come affare, no? Madonna nella dieta! Però subito! Oh, e allora, signor Bocca Cannuccia, che gliene pare, dico, che bella, gliene pare? Bella, stupenda! Anzi, stupendolona! Ma me ne pute un ne. Ma ora verrà sicuramente, si sarà allontanato, ma lei, signor Rocca Cannuccia, dico, lei non si muova da qua. Ora le faccio portare un buon caffè da Carmela e si riposa. Nel frattempo aspetta suo nipote. Sì, ma me ne pute aspetta, monne, me la sa o qua. Sta arrivando, non si preoccupi, sta arrivando. Carmela, Carmela! Dico, dove si caccia questa ancora? Ah, Carmela! Ah, il signor Nino Bono, il nipote, lo zio del dottor Nicolino. Ascolta, porta lo zio, un buon caffè al signor Rocca Cannuccia. Ma lei non dico, si no! Ma non lo sento il campanello! Non mi posso sedere, qui non c'è un momento d'avvento. Ma lei non si preoccupi che starà arrivando suo nipote, con permesso. Va bene. Ma io come ci portavo a questa lanza? Mi sono arrivato che mi ero venuto a mettere poca come un giunto di cavolo. Giudizio lì, e c'è Caterina una che parola. E chi vi dite vuoi un arrangiato? Camina. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Questa è la mia dilettevole figliola di cui ci avevo parlato poco fa. Bene, si accomodi, no? Si accomodi. Marcellina e Gioia, sai? Questo qui è il zio del dottore Nicolino. Ehi, ma che qua se ne va? Si accomodi. Che qua non possiamo avere l'onore di scambiare quattro chiacchiere con lei. Sì, l'onore è tutto mio. È lo scaldo. Ma che dice? L'onore è mio, anzi, è il nostro. È vero, Marcellina? Che cosa, mamma? E suo nipote? E mio nipote era qua, prima, era dopo. E poi veramente è andato di là, ma ci dà un sacco di tempo, ma prima o poi torna. Qua, attenta che torna. Torna, sì. E che quando noi incontriamo persone simpatiche così come lei, ma ci fa tanto piacere parlarci insieme. Grazie, grazie. Ne è vero, Marcellina? Ma soffre, mamma, sì, è vero. E che fai in questa pensione, deve sapere? Oggi. A cui? Io mi metto a parlare con tutti questi volte. E mia figlia, poverina, sta sempre sola. Sola, poverina, sì, non parla mai. No. Poverina. È vero, Marcellina? Ma sopra, mamma, sì, hai ragione. Stavo sempre solo, non parlavo mai con nudo, ma leggi. Oh, non si sa scritta, legge sempre. Ne è vero, Marcellina? Parla, spingi la lana, che parola ti si sigillare le labbra, ti si sigillare. Ma che c'è qui? Ma non va!
ti accomodi. Non sa niente. Mi ha chiamato mio nipote, eh? No, no, l'è sembrato. Ti accomodi. Marcelluccia, Gioia, ti parla. Gianni, non mi ha messaggiato sangue, non mi ha messo di stomaco a tagliare il chisto, ma... Come mi piacciono? Brune, bionde, alte.
facciano, mi temo, serie e positive, se annunca civette scavallate. Serie e positive. Ah, come mia figlia Marcellina, allora! Sapete, io ce lo dico sempre, beato, così la figlia, non è vero la mamma che te lo dico sempre? Sì, mamma, te lo dice sempre, beato così figlia, così te l'avete in mezzo le pene. Ma io ce lo dico, una ragazza bella e brava. Sì, vero, vero, dice cazzo. Bravo. Grazie. Voi sapete, non per vantamento, ma mia figlia, c'ha un pregio troppo bello assai. Non è che mi ha preso a queste giovanotti, dice, ma cantonazzi in questi tempi di oggi. No, io volevo, mamma, mi voglio umanità, con una persona matura che mi vuole bene, che non mi manca di rispetto, che non mi fa mancare niente. In una quarantina. Ma lei, questo costume. Ma me vuole dire? No, no, no.
quale coraggio? A me, perché se così fosse mi disse che sono buono e bravo. Ma se mi ingazzo... No, questo costume me lo sto provando per vedere come mi sta. Come mi sta? Appena. Io sono Otello. Ma che piacere. Ma quale piacere? Otello è il personaggio che interpreta, ma lei non capisce proprio niente. E alla volta mi capo da non capire niente, ma mi spero meglio non capire niente della vita. Bonino. Io sono un attore, amico mio. E domenica prossima debutto. Debutta? E di uno si paghetta, non si va male. Sì, faccio Otello. A lei piace Otello? E a lei? A me. Io sono pazzo di Otello. Mi piace troppo. E allora? Le voglio parlare francamente. Ma si sfugassi! Io non avrei bisogno di fare l'attore. No. Perché ringraziando un signore? Sto fin troppo bene. La mamma. La mamma è pure. Me. Ah, sua mamma. La mamma, dunque, non disprezzando, prende una bella pensione. E non mi fa mancare niente. Ma che ci posso fare? Il teatro mi piace troppo. Perde la testa, mi piace essere pazzo. Che bella cosa il teatro. Che soddisfazione quando uno mette in fa una parte forte, appassionata, con un finale effetto, e dopo il pubblico ti batte le mani, ti chiama in scena 4, 5, 6 voti. Ma io domenica mi chiamate le figlie almeno 7. Oh! No! 10! E non esageriamo! No, 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 come vuole? Ci stanno dicendo, no, non sei. No, 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 come vuole lei? Come vuole lei? Senta, scusi, è una mezz'ora che parlo con lei, ma lei può? Mi non può! Tanto piacere! Oh! Piacere, oh. Io sono Otello. Otello, chiaramente è il personaggio che intendo. Ah, sì. E Puccio Ardore, per gli amici Vettore. Tanto piacere, tanto piacere. Io non può. Buono, buono. Ma buono anche. È buono per tutti, ovviamente. Veda. La parte ce l'ho tutta qua in testa, però chissà, c'è un scanto che se me la scordo. Non stavo a scordare. Parlo da lì o da Pratia, mi sento emozionato, mi ammogliano le ampie. Senta, senta, vediamo se ci piace. Illustre. Illustre. Che io tolsi la figlia a quel vecchio è vero, ma è pur vero che la sposai, e in ciò sta tutta la mia offesa. Che ce ne fai? Ma niente, mi pare dottore Vare. Io credia Alberto Lurpa. Il finale del quarto atto poi la voce cambia. Senti, senti. Vi chiedo perdono. Io mi aver creduto quell'artista divenuta cortigiana. Eccetera, eccetera. Poi Charles Emilia. Eccovi da loro. Prendete, sì, è il vostro compenso. Mi arrissono le carne così chiuse, pare dopo un punto. Che dice lei? Sempre che dice lei. Io prima appuntario mai. E ora è mai. Mai discutere con un pazzo. Potrebbe non vedersi la differenza. Lei, domenica che fa? Domenica? Non viene a vedermi? Ma dove? Come dove? Il teatro. Oggi, no, perciò, sì, sì. Le do una poltrona. No, non ti disturbi, me la porto dalla casa. Ma vuole scherzare, se porta la poltrona al teatro.
mi porto una sedia. Vada, Bonazzo, lei mi piace di quando mi piace. Magari lei mi piace di quando mi piace, sciacquo, Bonazzo. Comunque, vado a provare il costume dell'ultimo atto. E domenica la voglio vedere in prima fila. Non ti preoccupi, non manca per niente, non mancherò. Non mancassi, oh, no, 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 no. Arrivederci. Arrivederci. Sembate corazzo. Arrivederci, sciacqua donazzo. Arrivederci. Arrivederci, arrivederci. Ma la stella un po' più bella non è giro qui vicino a me. Ma sono troppe. Santa Maria, il Murino, non mi leggisce, il Murino, ma te quasi adesso la direttrice. E la direttrice, era qua. Ma mi è prima andata di là, ma ora un momento torna. Perché... Oddio! Che c'è? Ma non è possibile! Che cosa? Stessi occhi, lo stesso naso, gli stessi capelli, tutto! Ora torna, direttrice, ci stasse perso, si mettesse lo luscio! E cosa può? Te lo da lì, va a fare! Cosa può? Stesso, preciso, ti fermiassi, facesse tagliare! Ma si accomoda! Non è possibile! Ma che cosa? Ma lei... Cos'è che mi somiglia? Macchina. In maniera impressionante. Ma la direttrice! C'entra la direttrice? No. Lei somiglia tanto al mio povero marito. Al suo povero marito? Sì, il mio povero marito. La stampa e la figura. Cose di pazze. Ma non può dire forte cose di pazze. Ma che? Stessa faccia, lo stesso modo di fare. Di Atanasio. Atanasio? Atanasio. Atanasio. Il mio nome
Lui mi chiamava sempre Mimì. Anche nei giorni feriati? Sempre, sempre. E mi disse: Mimì, tra un minuto muoio. E mantenne la promessa. Antonato, perché mi ha lasciato Antonato? Ogni notte mi spugna. Ci spugna? Ah, Attanasio! Attanasio, mumula la stessa! Una cosa così, Attanasio! Carmela! 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 Picchiassate pure che smetto un cognac! Mandate a bestia della direttrice che dice pulito! Carmela! Ecco il suo cognac! Penalmente, che ci volia? Una cannonata ci volia! Stavo! State, state! Non mi interessa dove state! Sappi, anzi, sappiate tutti che io mi sto insegnando! Pitta me! Io vado, vado nella mia camera a piangere col mio dolore! Sì, sì, vada tranquillamente a piangere! Vuole venire con no, me? No, 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 no! No, 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 no! Io vado, vado a cimitero, vada, vada, c'è mio marito. E ci vado a cimitero a trovare suo marito, no, vada tranquillamente. Vuole venire? No, 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 no! Arrivederci. Arrivederci, vada a piangere tranquillamente, non ti gioco. Che ci vuole fare, tanto? In questa pensione non sono ben organizzati, questa è la verità. Oh, caro Totò, caro Totò, senta, bello mio, lei mi ha scocciato in maniera veramente esuberante. Che dice? Eh sì, lei mi ha frantumato ogni tipo di sfera, puro chi ne dà l'occhio. Stenta a capirla, lo sape? Lei stenta a capire, c'è un meccanismo del cervello che non ci funziona tanto bene. Prego. C'era se n'ha arrepegliata al suo motore. Prego, prego. Eh sì, uno vuole fare la persona onesta, la persona civile, e lei se ne approfitta. Signore me, avi un giorno che mi vedi ingurgata presso come una scorcia del pappaluccio. Ma scusa, fino a prova contraria, fu lei a invitarmi, eh? Eh sì, vero, ma lei si piglia l'uito, la mano, lo braccio, lo pelo e ora pure lo fegato. Le faccio presente che era lei a dirmi: ora ci conduchisci, ora ci conduci. E ora mi sentiamo. E per chi non me lo diceva bello chiaro se ci sentiva. Era lei che l'aveva capito, ma siccome a mia lei tanto intelligente non mi pare. Allora, oh, si è trasferito perfino dentro alla mia stanza. Ma mi via, ma non fa l'educazione che sta lei. Senta, signor pompiere, mi disse che io l'educazione a lei ce la posso insegnare, ha capito? Vieni, mi insegna lei. L'educazione, se ricordi, il cretino c'è lei. Oh, un cretino è lei. Cretino e bestia. Ah, sì? E allora la devo sfidare a duello. Ma? Per forza. Ma ce ne basta la pasta, mi faccio questa favore. La pasta? Ce ne basta la pasta. Un corpo di pistola nella fronte, una cutellata nella panza o un corpo d'accetta nella lombattina? Accetta? Accetto, ci vediamo. Stupido, onesto e incapace, mi dice a mia, credi, il mago... stai calmo! E chi sta giù? Si inizia dalla sostanza, ora vengono infermieri e ci vanno verso magari a lei, va bene? Un infermiere? Sì! E che mi scaggia per pazzo, lei è un... No, no, che c'entra, no! Ma oh, che c'entra? Prima mi scaggia per pazzo, no. E poi che c'entra? No, ma tagliate che giornata che avevamo qua oggi, no, 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 se stai su quello... Ah, insomma, ma è un schifione, a qua parte? Nino Buono, del Rocca Cannuccia. Nino Buono? Sì, ho chiuso tutto quello con lei. Ma Nino! Insomma, lei, mi dici se n'ha... Lei come vuole muore? È morte naturale. Non può essere, o mia non può essere. Pistola. Cudendo o accetta? Accetta? Accetto, accetto. Benissimo. E allora, come io finisco con lo scribacchino, attacco magari con lei. Non si può visto detto? No, no, mi muovo. Mi sapeva lo scribacchino dove ci conversasse. E secondo lui dove mi viene a trovare, cammi? E c'è scritto Gioconda. Ora mi ha scritto in benovato. Cameriera! Cameriera, che ha visto mio rumore, cameriera! Che ha visto mio rumore, cameriera! Cameriera! Mm-hmm.
fare meglio in giornata. Ma com'è che il Nicolino si mette sempre in tale guai? Non è che lo pigliava con l'uversa, Don Valogero, no? Ci disse, io le 100.000 lire ci ridugno quando mi pare piace e quando mi fa comodo. E a Cammora non sogno comodo. Dar male si incazzava e lo pigliava bastonati. Risultato, Nicolino all'ospedale e Don Calogero in questura. Ora mi disse che era in realtà che ce l'ha sottosito, ma non è, non è sottosito. Giudici, sapere pure che mi stanno sentendo male. Giudici, ma calato, fate più diretto. Ma quale te male, quale letto? Nicolino, Nicolino. Non è un bestia che scriverò. Non è la testa che la spacco, ma non lei. Che me ne devo tutta! Nicolino! Che sono ste voci? Donna Rita! Donna Rita! Donna Rita! Signora Cristina! Signora Cristina! Signora Cristina! Ma cosa mi piace un uomo se fosse male a me? Nicolino! Non mi piace! Stavolta! Tu fai tu muore di te! No, non muore! E senza pompa? No! Tiene mano! No! E se tu muore di stare un paio di ingiornamenti? Oh, tu che convincente la giustizia! Aspettare per questa cosa! Ancora un bacio! Un altro! Rimani così! E quando ti avrò ucciso, potrò ancora amarti! No! Io piango, no. Ma sono lacrime crudeli! Mamma mia! Mamma mia! Non voglio muore di stare! Nicolino! La tua colpevolezza ti fa tenere come un fuoco! Tu devi morire! Devo morire! Mamma! Mamma! Oh mio Dio! Ma che cosa le è successo? Che è successo? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma chi c'è che ha un infarto fulminante? Lesione in testa! Che sta riposando? Sì!
preoccupate. Ti preoccupa? Un pochetto. No, non c'è ragione di preoccuparti, speriamo. Non c'è ragione. Speriamo. E lo sapete, lei oggi mi sta cascando come famigerato cacchio sui moccheroni. E lo sapete, non picchi? No, io non faccio cacchio. Si tratta di un matrimonio. Un matrimonio? Un matrimonio, come si dice, lesto lesto, la ditta, arrotendo e mangiando, va? E che suo fratello Nino ha conosciuto mia figlia Marcellina. Sì. E esso a essa ci piace. Essa a esso ci piace. Come no, come no? Esso a mia non mi piace pure. E il figlio non sa che è abbastanza ingrattata. Caio, non chieda. Una mazza mi ricordata. Caio! Senta, signora, ma mi dica una cosa. Ma lei che è una cliente di questa pensione? Ma per come sta scherzando? Io di qua dentro sono la padrona e sono qui perché pure i miei interessi. E comunque, mi viene una pensata, sape che faccio? Vai a via mia figlia Marcellina e ce la presento, ce la porto bene, qui. Mi sembra giusto che conoscano la famiglia dello bene, zitto. Con permesso, non vi allontanate. No, io ti arrivo subito. No, con permesso. Non mi muovo, stia tranquilla. A mia vista tanto pazza come pare. Lo vero pazzo, lo saccio io, quindi pazzo è schifaresto! Ma tu hai un frate che si chiama Nino come tuo papà? Certo che non si può dire che tu le cose le capisci a volo, però... Sei simpatica! Io veramente ho una specie di marito che si chiama Nino. Anzi, via! Picchiore io il blusco curdo, blusco curdo come un altro capone, e il resto mio, il resto, e ce lo dico io, ce lo dico. Ma scusa, ma allora perché va dicendo in giro che sto frate? Io divento scema. No, tu scema ci da scitto, non c'è bisogno che ci dici niente. Per rivivere, ma mangia la femminia, se no con una tinculata la sta un po' per la fa. Vedi che ti faccio trovare mezza morte. Oh! Finite, ragazzi, abbiamo tutto un corpo di scarpa, venuto. No, sei tu. Della figlia disgraziata e marito disonesto, ci va dicendo alle cristiane che si usa solo a continuare facendolo porci tutto, ma ce lo dico io anche lo scoporto con le mie mani. Io stacco i principali per farsi un'idea delle cose, sono il ritegno che annebbia lo spirito e la paura che mostrando i pericoli distoglie dal prendere iniziativa. La fuggia libera magnificamente da entrambi. Tra noi donne sono in poche a capire quali altri vantaggi può trarsi di non vergognarsi mai e di essere pronte a tutto. Molte donne fuggono i saggi come animali velenosi e vanno appresso agli stolti con insania. La scarpa che va bene per una persona non va bene per un'altra. Non c'è una ricetta di vita che vada bene per tutti. Finitela! Eccoci qua! La mia figlia Marcellina! Mamma! Non bucciate, mamma! Non riesce, ma chi sa? Non è che sono felici! Ma non mi sono solo con me! Marcellina! Ma che dici? Non sono cucchiate la mamma! Marcellina! Noi siamo siamesi! Esattamente, non cucchiati! Come mi pare, la mia figliola? Una bella figlia, perché una mattina! Ma farebbe pure una bella risata! Troppo bella! Ma la figlia mia è tutta contenta! Sì, 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 sì!
contenta. E perché? Come? Si dice zitta. Si dice zitta? Sì. E con cuore. Signora, con suo fratello Nino. Ah, sì, sì. Marcellini. E ora sape, ma c'è ancora la data dello matrimonio, non l'hanno deciso. Ma visto che siete tutte qua, ora lo potremo decidere insieme. Buono, 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 buono. Marcellini. Non lo fa, non lo so così. Vieni qua a cantare la mammina, Marcelli. Che sta pulita la figlia, vero? Comunque, appena suo frate si avviglia, ce ne andiamo là dentro e decidiamo tutti insieme la statata. Va bene? Sì, ma lei non deve avere paura di mio fratello. Perché di sicuro che come mi vedi, io ci passano tutte cose, ci passano. Basta che lui mi guarda. Ci fa sapere come ci passano tutte le cose. Marcelli! Ah! Comunque, cosa penso che dici? Ecco, accomodatevi, accomodatevi. No! Dobbiamo andare da mio fratello! Spicciamone! Allora, spicciamone, accomodatevi, accomodatevi. La data del matrimonio! Dopo, per ora suo fratello sta riposando. Lasciamolo riposare. Accomodatevi nel salotto buono che vi offro una tazza di tè con i biscotti. No, 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 a me i biscotti mi piacciono e lo diamo anche. A me i biscotti mi piacciono. Ma che ci fosse una volta che fossimo d'accordo? Una volta! Cucina tu, che cosa? Cucina tu! Papà, datemi per di qua! Mamma, non mi... Mamma, non mi... Mamma, non mi... Mamma, tu alla fantasia, la figlia, cammina, cammina, e non dite come sta il signor... No! Come? No, non è bello che io vedo un uomo portato un dall'oretto. Ah no? No. E non me lo volessi vedere col catanomo? Dingia una guerra! Capi! Capi! Tonino! Non è schifoso, in un albergo un genere, qua un genere. Tonino! Madonna della Tienza! Donna Rita! Che ci fai tu a recca? Metti io che sta ciurlo a sta bocca non c'è più! Che sarà colpa tua? Perché mi facci strassare solo? Vedi che è malintenzionato. Bene fratello, ci venuto, vatti a camponare. Ma dimmi che prima trovare lo zio, perché se non trovo lo zio, non trovo le sorti! Donna Rita! Ma che cosa le è successo? Niente, una brutta scivolata! Ma dov'è lo zio? Dov'è lo zio? Ma che cosa le è successo? Una brutta scivolata, dico, dico! Dov'è lo zio? Suo zio si è sentito male! Come? Sì. E dove l'avete portato? Al secondo piano! Sì, quando... Non ti preoccupi, però ora sta bene, io lo accompagno da lui! Sbrigiamoci, sbrigiamoci! Sbrigiamoci! Facisti, sì, che fece, cosa è successo? L'inverno è arrumato, si è scatenato tutte le pazze.
tutti ci erano chiusi con un piano. Arrestavo vivo per miracolo. Ma mi scherzavo per miracolo. Come tu, come ti rischiassi, come ti assicurassi a stare solo qua. E zio, io non volevo lasciare, ma era una questione di vita o di morte, lo zio. Poi hai avuto il pensiero a te, hai avuto. Ma perché? Era un pensiero a mio, perché? Poi con questa botta in testa mi scordavo come lasci le benedette sorde e c'hai a chiedo che mi aspetta, dicendomela lire. Che ah, fate, sì, non scordate? Sì, dicendomela lire. Ecco. Ma io sacchetto la mia quaschina, ma... Ah, sacchetto oggi lì. Con lei. Stavo attento, Zio, ne farò buon uso, zio. Oh, Pochettina! Meno male che arrivassi, Pochettina! Sì, a mamma che facete qua? Papà, ma vedi che facessi il zio, scusa? Sì. Qua, tu? Ma che come lasci? E non vedi quando ce li mangiamo? Ma che ti cito? Lo sai che ci hanno presentato la tua fidanzata? Ma che cito? Ma quant'è di genere? Un capo di Samuca che fece? Fece scivolo di tira a chi? Morri, scivolito sei tu, uomo ridicolo! Ma quale ridicolo, quale zito? Uomo ridicolo! Zio, calmati, zio. Ma io come sei come facevo, ma che sta leggendo? Che come nasce il zio? Ma quale che come no? Cosa ci fa? Calmati zio, calmati. Ma quale zio? Ti lo dico io. Ti lo dico io. Ma quale... Come arrivavamo al paese, ma... eravi tu in Nisparte. Hai capito? Ma... Nisparte. Ma caccia sarà una qui. Pazzo, mania ma... sessuale, porco, pedifo. Ma quale per zia, calmati. Zia, calmati. Per fuori, ma caccia sarà... Calmati zia, zio, calmati! Ma caccia sarà una qui, mi può dire! Zio, calmati! Zio, calmati! Zio, per favore! Vigliacco! Tu! Aspettate qua! E non ti muovere più! E cosa vuoi? Cosa fai tu? Ma ci sarà! Ci sarà! Non ti muovere più! 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 Cosa fai tu? Viola! Poi meglio mi sento, sì. Me ne compiaccio. Grazie. Chi ha visto per caso il maggiore pompiere nerastenico? No, no, non l'ho visto. Ho l'impressione che oggi finisce male. Finisce male. No, no. Quando mi fa tutto passa, va. Sì, si sfugasse, si sfugasse. Si sfugasse. Oh, Modello. Mio carissimo. Modello. Si scalda, ancora è mia. Ogni tanto. Dirci la verità, a mia mi dice piacere che si andasse male. Tu? Perché vuol dire che la mia parte l'ho fatta troppo bene. È vero? Sì, l'ha fatta benissimo. Era contento, va? Contentissimo ero. Ah! E si scanda ancora! Mi ricordai che ci avevo conservato un biglietto di platea. Ah, grazie! Ma mi scordavo di portare il cibo. E come tu, non ti preoccupare. È contento. Contentissimo. Mio buon amico, pallido come un morto d'angoscia, dimmi che ho leggiato, se mi vuoi bene, parla. Ci vediamo domenica. Arrivederci, arrivederci. E se mi vuoi fare di stop? Mamma mia, ma stanno scappando tutti. Vuoi vedere gli scappati? Tu metti gli scappati? Muccia, la muccia. Ah, ma si fuggio, ha pizzo di caudale. Ah, disgraziato, cosa scusa. Donne! Lo trovo, lo trovo. Pezzo di scribacchino. Cos'è? Lei, ehi, finisce. Che c'è? Non ti scandare. No, no. Perché non ti fai tutto il grazie, grazie. Perché lei che pensa che io mi abbatto con una carogna? No, magari se battessi con due. Che lei è un carognone. Giusto, grazie, grazie. Io me ci voglio domandare. Se lei abbia visto a chi lo scribacchino, che qua non ci penso. Ah, la testa ce la spacco noi come un molone. E capo, abbiamo avuto lì campavo? Sì. Quando lo faccio? E questo è che fa lei, vai che fa, se ne va pure lei. Scappo io! No, no, ti io ho ido a sicuro! Sì, si doppia, futurino, futurino! Secondo me magari mi stavo casando... Direttrice! Direttrice! Ma grida di nuovo! Direttrice! Ma si è sentito male di nuovo! Sì, ma io non mi sento di sicuro tanto! Ma lasciassi stare a mia, pensasse le pazze che stanno nascendo tutte! Ivo! A te le scendono come se fossero l'albergo! Ma quale pazzi lei sta delirando? Qui non ci sono pazzi!
lo so, lei non era direttrice. Certo. E allora lì sta a chiappare, che camera puta al momento resta senza clienti. Clienti? Ha capito? I clienti della pensione. Ma quale pensione? Su pazze! Vede pure mi disse a mia che chi c'è una pensione perché la chiama così, ma sempre la clinica di pazze! Una clinica di pazze! Sì, ma no! Avrà scherzato, sicuramente! Oh, ma ci aveva pensato la pelle che sarebbe scherzato! Ma non è colui che si mangia le croste del naso, ma colui che lo guarda affamato! Ma io c'è tutte le sorte per l'affitto, per le mobile, per la caparra, caparra di tutte queste cose che potevo capire che queste cruste erano rugne. Non ti preoccupi, questa non è una clinica, qui non ci sono pazzi, suo nipote avrà sicuramente scherzato. Meglio un pazzo in casa sua che un serio in casa altrui. Ma che può essere? Ma può essere? E allora qua vuoi fare un Gesù pazzo? Poi se ne va. No, no! Non è come dice lei! Ma io non arrivo a capire come stai vedendo che io invece ho capito tutto! Ho capito! Oh, Concettina, meno male che arrivassi tu, Concettina! Oh! Tutti qua siete! Sì, siamo tutte qua le parenti della zita! Semmai, le parenti dello zito! Sono contenta che si potremo decidere la data del matrimonio! Concettina, sì. Faccia un equivo! Sì, sì! Ci sarà un equivo! Bene. Ancora ci gridi! Ah, tutto chino che ti cunao! Toni voti! Ancora ci gridi! Come nessuno può essere costretto a credere, nessuno può essere costretto a non credere! Papà, Nicolino ti dice lo scherzo! Oh, finalmente capi una cosa, Lisa! Che simpatico! Ma allora, calma, fine con Ginè, pazzo Ginè! Ma è tre ora, ore che glielo ora dico. Volete venire con un pazzo sogno io, ma calma! Nicolino! Oh, Nicolino! Nicolino! Nicolì! Un camminare così, spingi le belle ore! Questo spicchio qua mi ha confessato tutto! Sì! E tu me lo vuoi dire, sto fatto, chi ti facisti zitto? Pura figlia di sta gran signora! Ma quale zitta di gran signora, quale zitta, tutto così da figlia! Io ci calavo adesso perché ti dico che era pazza! Ma non che mi fai zitta con tuo figlio, sono pure quello! Come? Signora, vero? Lei, mamma mia, mi scanciava per una pazza! Ma non una pazza di chissà terra aperta, di chissà quale di pazza! Ce l'ho, Concettina, presentate, Concettina! Troppo sono io, moglie! Ehi! Magi, che graffa! E io che fino ad ora io ho immaginato che lei era la solo! Magi, che graffa! Signora! E allora che ora se va capendo come stanno le cose? Pezzo di disonorato! Pezzo di farabutto! Pezzo di cardellone specato, chi tu abbia ragione allora che ti dice tu sei un farabutto, tu sei un lestofante, tu sei una cosa inutile, ma tutte sante parole ti dice, è vero? Sfregnato! Sfregnato! Tutte sante scusami, parole. Scusami, io sogno una cosa veduta! Ma poi tu ti ci mettiste, volevi venire la clinica, volevi venire le pazze, per forza! Ma mi sta bene, ricca? No. Ma non c'è qua! Lutano! Pezzo di cardellone, un cantecchione! Il dolore un abbassamento alle corde vocali! Se ci affogasse queste corde! Pezzo di cardellone spiegato con sao! Sì, ma colpa di te! Sì, tanto! E come ci portavo? Ora con conto io capisco a tutto lui! Scusatevi! Ma ne capisci di sto passare allo scribacchino? Ma lei amore lo scribacchino e ci attendiamo magari ma noi se non lo vedi avvesate va bene ma cosse di pazzo non andate al cimitero puoi venire con me? No grazie è un altro impegno e chi lo conterà tu io.
troppo triste rendersi conto che la vita è come il gioco degli scacchi, in cui basta una sola mossa falsa a farci perdere la partita, con l'aggravante che nella vita non abbiamo nessuna possibilità di rivincita. Quanto più invecchio, tanto più mi riavvicino alla fanciullezza, finché lascerò questo mondo in tutto come un bambino. Al di là del tedio della vita, al di là del senso della morte. Sì, vada tranquillamente, che poi me lo salutasse da Bonata Mantanaccio, che prima o poi lo voglio a ciò, pure io. Però per lei ce n'è ancora tempo, certo, di andarsi a posizionare sotto l'ombra della caccia. Se qualcuno vede il maggiore pompiere pazzo, mi avverta! Grazie! Qual è la ragione di tanto scompiglio? Siamo tutti diventati terroristi! E ne vedete tutto il mio debutto, ne vedremo domenica. Sì, vabbè, ne vedremo domenica, che ora me ne vai a bere un spettacolo dell'attore forte. E che mi pare che mi esce lo senso, che mi metto a parlare con la mia testa? Che mi metto a sbattere in faccia tutta la verità. A così, non tu mi credere, e tutti mi arrivano appresso. Chi non vuol vedere dei pazzi? Si nasconde in camera sua e rompe lo specchio. Nulla atterrisce più di uno specchio rotto una coscienza non tranquilla. Conoscere le nostre paure è il miglior modo per combattere le paure altrui. E io, che mi scando pure la mia stessa ombra, non ne mai ramocciare. Ma perché? Tutte volte che ho visto contare questa storia e sbrugliare questa marretta, siete proprio sicuro che queste non sono pazze? Alla fine la nostra vita è un gioco della pazzia. I pazzi aprono le vie che poi percorrono i sani. Un uomo sano di mente è colui che tiene sotto chiave il suo pazzo interiore. Ecco, io ora sono guarito. Sono guarito! E so perfettamente la mia follia. E ci convivo. Ma il guaio è per voi che la vivete sparapanzate senza saperla e senza conoscerla la vostra pazzia. Boh, come tutte le cristiane, anziché curare gli aspetti interiori e personali di ognuno di noi, come tutte vagi stasera tu visto, hanno inseguito tutto ciò che è di terreno e di umano, destinato a finire. Picciu, bellezza, gloria e pacchi in capo le spazie. Il mondo è pieno di pazzi, surnucchi assai delle mordichie di pane. E la follia è incomunicabilità, è incapacità di comunicare. È come se tu ti trovassi in un paese straniero, dove vedi tutto, comprendi tutto, ma non parli la stessa lingua. E allora ti ritrovi a dire la cosa giusta nel posto sbagliato e la cosa sbagliata nel posto giusto. E alla fine succede sempre qualcosa di interessante. Sì, la farina.
un certo piacere nell'essere pazzi, che solo i pazzi conoscono. Marcellino, amore mio, ormai spiritiste pure tu, ha fatta fissa con pagare a tua. Quasi sei pronta a visto uno dei pazzi. Nisso, te, Marcelli, giunci ci pure tu coccia da demoro. Presente, passato e futuro sono come una olera di fico, velate nel filo del desiderio che li percorre e li fonde. E baci, scordatevi tutto chiddu che vi distantura, quando cercava di fare la sedia. Prendendo in considerazione la corda pazza, possiamo dire che la pazzia se ne va in giro per il mondo, in ogni angolo della terra, e non c'è posto in cui non sfolgora e sfavilla. Gli uomini sono talmente pazzi, ma ancor più pazzi sono coloro che si credono capaci di poterli curare. Perciò, arrivato a suo punto, dobbiamo curare quella che è la certezza, quelle persone che sono sicure di sé, che sanno tutto e di tutti, che non hanno incertezze, dubbi, vizi, difetti. Nicolino, questa gente devi curare, coloro che sono i saccenti, i colti. La follia è libertà. La follia è bellezza, la follia è tutto, e i pazzi sono il seme della vita, il sale della vita. I pazzi sono combinati, i pazzi sono allegri, scanzonati, sono, diciamo, vivi i pazzi ci accompagnano. E Nicolino, Nicolino, quando divento dottore vero e ti metti la testa a posto, prescrivi a tutti una buona dose di buona follia, perché nella vita ne abbiamo di bisogno. Tanto pagano sempre Tozzonino e Tozza Concittina, quindi anche la follia stasera merita i suoi applausi! Thank you.
questi meravigliosi giovani e meno giovani, che sono comunque tutti giovani di spirito, ma un grazie soprattutto alla vostra partecipazione, al vostro calore e al vostro affetto. Grazie a voi.